Tutto da rifare per la filovia Pescara-Montesilvano. Dopo le valutazioni del caso, sembra che la Procura della Repubblica ritenga che il progetto debba essere sottoposto alle valutazioni della Commissione VIA per verificare l'impatto ambientale dell'opera. Nel corso di una conferenza stampa, il WWF Abruzzo ha spiegato quanto sta accadendo, evidenziando come addirittura non siano nemmeno state effettuate le prime verifiche che avrebbero dovuto stabilire proprio la soggettabilità del progetto all'esame di quella Commissione. Ascoltiamo Loredana Di Paola del WWF Abruzzo. Potrà accadere, diciamo, nella seduta del 3 luglio il comitato VIA si riunirà in via, diciamo, non pubblica per valutare se in base alla relazione appunto della procura, dei periti della procura, se appunto attivare di nuovo la procedura di VIA. Sembra proprio che le ragioni di chi si opponeva e continua ad opporsi a questa opera abbiano trovato conferma in quanto ora si sta verificando. Lo avevamo detto, ribadisce Loredana Di Paola. Noi abbiamo anche, diciamo, letto la relazione, in parte la relazione della Procura, e sinceramente noi abbiamo praticamente trovato tutti i punti denunciati dai comitati, dalle associazioni e noi soprattutto da noi del WWF, sulla mancanza di documentazione, sulla carenza di documentazione e sulla, diciamo, sulla procedura assolutamente inusuale, perché un progetto di tale portata anche in altri posti come Bologna, dove è stato appunto interrotto un progetto proprio per mandarlo a VIA. Qui in Abruzzo, diciamo, il nostro comitato VIA, presieduto dall'architetto Sorgi, ha ritenuto in maniera veramente inusuale di non, addirittura di non neanche assoggettarlo, cioè neanche di verificare se dovesse andare a VIA o no. Oggi i periti dicono che doveva andare a VIA. Tra le iniziative intraprese dal WWF per denunciare le irregolarità del progetto Filovia, c'è anche un esposto all'Unione Europea. Aspettiamo la risposta, ma siamo sicuri che anche la Comunità Europea ci darà ragione.